Ciao, sono Elisa. Se non sei un esperto di sicurezza informatica, ti starai comunque chiedendo cos'è il SIEM? Bene, sono felice che tu l'abbia chiesto. In questo video ti spiegherò cos'è un SIEM e cosa non è, così potrai vedere quanto sia importante questa tecnologia per la sicurezza informatica e la conformità. SIEM è un acronimo che vuol dire Sicurezza, Informazioni e Gestione degli Eventi. La funzione di base di qualsiasi SIEM è quella di centralizzare tutte le notifiche di sicurezza provenienti dalle varie tecnologie di sicurezza. I tuoi firewall, ID, sistemi IPS, console antivirus, punti di accesso wireless e server Active Directory generano ogni giorno tonnellate di avvisi di sicurezza. Con un SIEM puoi raccogliere tutti questi avvisi di sicurezza in un unico posto, con un unico set di report e un sistema centralizzato per la generazione delle notifiche. Di solito ci riferiamo a questa soluzione come una soluzione di aggregazione dei log. E, sfortunatamente, è qui che si fermano molte offerte SIEM. La seconda funzione principale di un SIEM è fornire le registrazioni e le reportistiche per rispettare ed essere conformi alle normative. Ogni normativa, infatti, definisce dei requisiti per effettuare il login degli utenti, tenere traccia delle modifiche al sistema e monitorare le conformità aziendali. Un buon SIEM rende tutte queste attività molto più semplici, raccogliendo questi dati da tutti i sistemi in uso. In tal modo, nel momento in cui viene richiesto un audit interno, si possono semplicemente generare dei rapporti di conformità ed inviarli a chi di competenza. Ovviamente, un SIEM deve essere scelto in conformità alla normativa e avere tutte le funzionalità e le reportistiche adeguate per essere efficace, ma purtroppo molti SIEM non offrono tali funzionalità. La terza e probabilmente più importante funzione di un SIEM è la capacità di offrire, in maniera automatizzata, correlazioni incrociate e l'analisi di tutti gli eventi di log generati nell'intero network. È proprio in tale situazione che un SIEM va in cerca di problemi nascosti legati alla sicurezza informatica, che potrebbero non essere visti. Lo fa combinando i dati da diverse fonti, al fine di eseguire questa correlazione e di ottenere le analisi. Avere dei log di sicurezza nel SIEM è sicuramente importante, ma da soli non sono sufficienti. Supponiamo che il tuo SIEM riceva un allarme dai tuoi ID, comunicandoti che ha rilevato un attacco SQL contro uno dei tuoi server. Sarebbe spaventoso, vero? Sono proprio questi i tipi di allarmi che potrebbero svegliarti nel cuore della notte. Tutto ciò supponendo che tu abbia dei server SQL. In caso contrario, ti sveglieresti per nulla. In realtà, molti SIEM non tengono conto del tipo di server in esecuzione, il che porta a generare molti falsi allarmi, e purtroppo i falsi allarmi rendono il tuo SIEM effettivamente inutile. Un SIEM completo è in grado di capire di che tipo di server si tratti, quali applicazioni siano in esecuzione e quale sia la sua configurazione. Questo contesto intelligente aiuta a prevenire i falsi allarmi, il che vuol dire che sei allertato effettivamente solo quando è necessario intervenire. Un vero SIEM raccoglie da ogni dispositivo le informazioni sul tipo di server in uso, quali applicazioni siano in esecuzione e tutte le altre informazioni, per aggiungere un contesto critico agli eventi e alle notifiche. Ciò consente al SIEM di rilevare le modifiche in corso sui dispositivi critici come router e firewall, generando notifiche, qualora queste modifiche non siano autorizzate. Una soluzione SIEM completa fornisce dati relativi a blacklist e geolocalizzazione, in modo tale da aumentare ulteriormente la precisione degli allarmi, garantendo che le notifiche richiedano delle azioni e riducendo drasticamente i falsi allarmi. Perché, ammettiamolo, i falsi allarmi non significano solamente che non si dorme, significano soprattutto frustrazione e costi aggiuntivi per la tua azienda o persino peggio. I falsi allarmi possono portare a perdere delle notifiche che mettono a rischio la tua azienda. Ora, prendiamoci un attimo per parlare di cosa non sia un SIEM. Innanzitutto, un SIEM non è solo uno strumento di raccolta dei dati di log. È infatti semplice raccogliere solamente ed archiviare i dati di log. Tuttavia, questo non ti dà alcuna visibilità sullo stato della tua sicurezza e non ti aiuta a mitigare eventuali minacce. Stai attento! Molti dei cosiddetti provider di SIEM là fuori, non lo sono, sono solo aggregatori di dati di log sopravvalutati.
In secondo luogo, alcune persone pensano che il loro sistema IDS faccia la stessa cosa di un SIEM. No, non è affatto così. Un IDS ha un singolo feed di dati ed è disseminato di falsi allarmi ed informazioni errate. Un SIEM prende queste informazioni, le incrocia con altri dati di sistema, altri feed di minacce ed altre informazioni di configurazione per determinare se si tratta davvero di una minaccia. Affidarsi esclusivamente ad un sistema di IDS è come vedere un fotogramma di un film e pensare di aver visto tutto. I sistemi di apprendimento automatico possono essere preziosi, ma non sostituiscono la necessità di un SIEM. Sono solo un dispositivo con una visione parziale del sistema e della rete. Il valore di un SIEM sta nella correlazione incrociata dei dati di tutti i dispositivi, inclusi i dispositivi di apprendimento automatico. Inoltre, alcune nuove appliance devono essere installate in un punto molto specifico della rete, o utilizzare una scheda di rete, in modo che tutti i flussi di rete passino attraverso la scatola. Ma tutti quei flussi di traffico devono essere non crittografati affinché l'appliance possa capire di cosa si tratta. E nella maggior parte delle reti, oggi molto traffico è crittografato. Le sessioni Citrix VPN e molte altre tipologie di traffico sono completamente invisibili a questi dispositivi. Per non parlare del fatto che la maggior parte dei malware e altri strumenti comunemente utilizzati dagli hacker hanno una crittografia integrata per aggirare questi sistemi. Quindi, sebbene queste siano ottime soluzioni per esigenze specifiche, non eliminano assolutamente né riducono la necessità di un SIEM. Ci sono molte ragioni importanti per cui dovresti avere un SIEM. Innanzitutto, perché elimina alcuni punti nascosti. Raccoglie tutte le informazioni sulla tua sicurezza e sugli eventi in un'unica posizione. Poi, rileva comportamenti sospetti, senza perdersi tra miriadi di falsi allarmi. Effettua analisi e correlazioni accurate, consentendo di rilevare i problemi, prima che diventino una violazione alla sicurezza. La visione olistica di un SIEM consente di monitorare e rinforzare le policies aziendali. Infine, i requisiti normativi richiedono effettivamente di disporre di un SIEM. Quindi un SIEM è uno strumento necessario, assolutamente. Per saperne di più, visita il nostro sito web o contattaci.